noi siamo reduci da una stagione molto positiva, la stagione partita a settembre del 16 fino a giugno di quest'anno, dove siamo cresciuti del 6% rispetto alla stagione precedente e anche rispetto a quella ancora prima, con un 3.19 di ascolto dal 7 alle 2 e quasi un 4% in prime time di A7, cioè la 7D con un alto 0.55%, quindi direi molto bene, l'unica rete generalista che cresce, quindi questo è un fatto molto positivo. Abbiamo un palinsesto per l'autunno che viene molto confermato, tra l'altro abbiamo recentemente rinnovato il contratto con Lilly Gruber che scadeva al 31 d'agosto di quest'anno e abbiamo rinnovato, visto che siamo molto molto contenti di come lei ha condotto 8,5 che ha avuto risultati notevolissimi, il 6,1%, incrementato ancora del 12%, quindi veramente benissimo, e abbiamo rinnovato il contratto con lei per altri 5 anni. È la cosa più importante in qualche modo, nel senso la cosa nuova che è un grande ritorno in televisione generalista, è il ritorno di Corrado Guzzanti con una cartolina satirica immediatamente dopo 8,5 di Lilly Gruber. Abbiamo rinnovato il contratto anche con Corrado Formigli, che anche lui con Piazza Pulita, che è confermata come 8,5, ha fatto bene, ha fatto un 4,4 con un incremento del 10%, rinnovato con lui per altri 3 anni. Abbiamo rinnovato con David Parenzo, che sta facendo In Onda e ha fatto benissimo L'aria che tira quando ha sostituito Mirta Merlino, e poi tutti gli altri, il nostro Mentana ovviamente che sta facendo grandi cose, e al TG, e poi con la sua, col programma che ha inventato, e quindi la maratona di Mentana, oltre poi ai suoi speciali, il bersaglio mobile e quant'altro. Giovanni Floris, che ha fatto una grandissima stagione al 5,5%, battendo 32 volte su 35 i programmi concorrenti da Politix a Carta Bianca, quindi veramente strepitoso, e poi la mattina grandi cose, e poi abbiamo le novità, perché ci sono alcune belle novità per quel che riguarda appunto l'autunno, che vanno dall'arrivo di Diego Bianchi Zorro con la sua squadra, Macox da Milano e quant'altro, per fare un programma diciamo che non sarà gazebo come titolo, ma che sarà una cosa diciamo in qualche modo su quel genere di argomenti, diciamo di approfondimento, ma anche ovviamente satirici. Avremo il ritorno di Atlantide, curato dallo scrittore giornalista Andrea Purgatori, con documentari di altissimo livello.